Con coach Furio Steffè al termine del big match della giornata contro Orzinuovi, una partita finita 83-70, insomma un avvio fulminante, poi Orzinuovi è salita di colpi. Cosa vi è mancato lì? Innanzitutto siamo partiti bene, ma partire bene non vuol dire fare grandi passaggi, grandi difese, grandi recuperi se non concretizzi. Analizzando la partita con lo staff abbiamo visto che abbiamo tirato 8-9 tiri e abbiamo fatto 4 punti in questi 4 minuti iniziali, loro ne hanno tirati 3 e ne hanno fatti 6. Bisogna essere concreti e solidi in quello che si fa. È ovvio che partire con un gap iniziale così negativo ce l'abbiamo portato tutto per tutta la partita dietro. Poi gli altri quarti siamo andati alla pari, più o meno qualcuno l'abbiamo anche vinto. Però è ovvio che loro sono una squadra solida che poi ti fa pesare il vantaggio preso. Abbiamo combattuto alla fine anche con le poche energie che avevamo. Ovviamente se con la, ci mancava Diego Banti, che a sorpresa stava bene questi giorni, si è fatto male, ma io credo che in una squadra sia proprio la capacità di sopperire alle mancanze che ti rende più forte sia dal punto di vista mentale che tecnico. Dobbiamo crescere, perché se no così facciamo difficoltà. Dobbiamo crescere, essere più maturi, e soprattutto quando qualche volta si fa qualche recupero, però l'azione dopo commetti un errore clamoroso difensivo, vuol dire che non sei con la testa. Allora l'umiltà che abbiamo portato fino adesso avanti dobbiamo continuare ad averla e prepararci, perché non è l'atteggiamento che a me piace, perché io voglio una mentalità forte e dura che per affrontare queste partite, che si possono vincere e perdere di 20 punti, ma bisogna vedere come si affrontano. Noi siamo stati, non abbiamo per niente letto la partita come doveva essere. Nonostante tutto, comunque Piacenza è arrivata anche a meno 6 quando poi c'è stata quella tripla di Ruggero che sostanzialmente ha rispaccato la partita. Io sono d'accordo, siamo arrivati a meno 6 per voglia e volontà, benissimo, l'aspetto caratteriale è importante, ma devo dire che la maggior parte della squadra non ha capito assolutamente quello che volevamo fare a livello offensivo. Difensivamente eravamo un po' così altalenanti, perché tu sai che l'energia è vero che si prende in difesa, ma se non fai mai un canestro in attacco è un po' difficile. Quindi abbiamo interpretato male la gara e loro sono stati bravi a sfruttare le nostre defezioni, ma soprattutto i nostri egoismi nel palleggio, nel cercare l'uno contro uno, nel non leggere quella che doveva essere la gara.